Ciao a tutti amici, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video dedicato ad Until Dawn. Siamo al video numero 8. Come al solito ragazzi, prima di iniziare vi chiedo di mettere un mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi per essere sempre, dico sempre, aggiornati sui nuovi video e nuove live che vado a fare. Quasi ogni giorno. Ragazzi, video numero 8. Siamo, credo, quasi alla fine ormai. Le carte ormai sono state ben sparpagliate sul tavolo. A culo alto e possiamo così vedere la verità da più punti di vista, tralasciando la follia di Josh, capibile dal mio punto di vista, per quanto riguarda il far prendere paura i suoi amici e fargliela pagare, insomma, un po' visto lo scherzo che hanno fatto alle sorelle, che appunto le ha causato la morte. Abbiamo dall'altra parte la vera minaccia del gioco, cioè finalmente abbiamo capito che si tratta del Wendigo. Il Wendigo è uno spirito maligno che prende possesso dei cannibali, sostanzialmente di chi si ciba della carne umana, viene invaso da questo spirito e diventa un mostro a sua volta. Devo in parte ritrattare la mia teoria riguardante i minatori. Non sono i minatori quelli che sono stati tirati fuori dalla miniera ad essere il Wendigo, ma sono quelli rimasti là sotto, ragazzi. Ce ne sono una dozzina di mostri. Questi minatori, essendo stati bloccati dal crollo della miniera, si sono mangiati l'un l'altro perché praticamente non avevano cibo. Il fatto di essersi mangiati l'un l'altro, il Wendigo ha preso possesso di loro e sono diventate appunto quelle creature maligne. Io ho un'altra teoria che vorrei esporvi. È una teoria interessante, quanto mai inquietante. Abbiamo capito ormai che quando Anna e Beth sono precipitate all'inizio del gioco, Beth è morta sul colpo, ma Anna no. Anna è rimasta lì probabilmente alcune settimane, alcuni giorni, non si sa bene quanto, mettiamo anche una settimana. Lei probabilmente, a causa del freddo, eccetera, aveva fame a un certo punto, ragazzi, e visto che Beth era morta, si è mangiata Beth, ragazzi, si è mangiata Beth quasi sicuramente. Io temo che, la mia teoria è questa, io temo che anche Anna sia un Wendigo. Credo che anche Anna possa essere un Wendigo, anzi, secondo me lo è sicuramente. Ho paura che la troveremo verso la fine. Qui lo dico e qui lo nego, ma il fatto che lei avesse un tatuaggio a forma di farfalla sulla spalla potrebbe differenziarla dagli altri mostri. Ripeto, io ho visto tanti film horror, tante sfaccettature, tanti indizi, tanti particolari che sono abituato a vedere in questo tipo di opere, che siano film o videogiochi. Io temo che Anna sia anche lei un Wendigo e che ho paura che la incontreremo nel gioco. Ragazzi, io credo che potrebbe essere anche l'ultimo video di questo gioco, perché ormai siamo verso la fine. Abbiamo tra l'altro visto che Josh è stato catturato da un Wendigo e portato molto presumibilmente nella sua tana, quindi nelle miniere, presumo. Abbiamo quindi Mike che decide di graziare Emily per il fatto che lei, essendo stata morsa, pensavano a una stronzata, che potesse diventare un Wendigo stile zombie praticamente. Invece non è stato così. Per fortuna abbiamo letto il libro dello sfortunato tipo con lanciafiamme e mannaia che è stato decapitato al volo. Tra l'altro insieme a Chris, porca troia, mi dispiace di aver perso Chris. Era un personaggio carino, insomma, divertente, mi dispiace, l'ho perso. Non per una scelta che ho fatto, ma proprio perché sono stato incapace col joypad di sparare al mostro. Purtroppo, ragazzi, però insomma, me ne dispiace. Ecco, speravo di riuscire a salvarli tutti, anche se in realtà abbiamo Jessie che è morta, credo, all'inizio del gioco. Abbiamo perso anche Chris. Insomma, speriamo di arrivare all'alba, appunto, con più
più ragazzi vivi possibili, perché mi sono anche un po' affezionato a questi ragazzi. Allora, non sono personaggi così sfaccettati, sofisticati, forse un po' Josh per il discorso dello psicanalista, eccetera. Però insomma, tutto sommato, mi sono affezionato a questi personaggi che mi fanno un po' rivedere i nostri anni più belli, insomma, di quando eravamo teenager, con i nostri amori, le nostre paure, le nostre anche stupidità, diciamo, nel rapportarci fra i nostri coetanei. Ma torniamo al gioco. Mike è sulle tracce, è tornato a cercare Josh, perché lui, ragazzi, ha la chiave della funivia, che potrebbe appunto portare tutti loro fuori da questo incubo. Quindi, ragazzi, iniziamo proprio da qua. Naturalmente, gli episodi precedenti. Mike, esci, grazie al cielo. Esci, che succede? Su, ci sono problemi. No. Esci. Fermo. Esci. No. Mi spiace, ragazzi. Oh, mi spiace tanto. Perso io. Dov'è quell'uomo? Nessuna traccia. Fermo. Non muoverti. Porca troia, ma che cazzo! Cosa stai cercando? Un'altra via d'uscita. Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Josh, ce l'ha lui. Che cosa sono? Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Sono stato là. È stato orribile. C'è stato un crollo negli anni 50 e i minatori sono rimasti intrappolati. Em, cos'è quella? Dobbiamo restare al sicuro, Em. Ti prego. Cazzo, non posso farlo. Oh mio Dio. Hai fatto la cosa giusta. Tienila d'occhio. Tornerò fra poco. Ok, ragazzi, allora siamo con Mike e siamo sulle tracce di Josh. Dobbiamo andare a recuperare la chiave, ragazzi. Lui parlava di un passaggio che andava, un passaggio sotterraneo, che andava dal sanatorio alla baita, sostanzialmente. Quindi presumo sia questo che lui sta ripercorrendo. Che quindi noi non abbiamo visto la prima volta che lui è arrivato qua. Aspettate, di qua c'è qualcosa. No, è tutto chiuso. Qui c'è qualcosa. No. Minchia, bello grande qua, ragazzi. Vediamo se ci sono totem. Io credo che magari qualcuno ce lo siamo perso. I totem ci danno delle dritte su quale sia la cosa migliore da fare, per esempio per quelli dei totem guida, oppure ci fanno vedere come possono morire i personaggi, i totem morte, i totem fortuna, sui comportamenti da adottare. Ok, ragazzi, mi sa che dobbiamo andare su di qua. Ragazzi, torniamo. Ma era così semplice arrivare, non era distante, quindi. Ragazzi, siamo tornati qua, quindi. Siamo tornati nel sanatorio, ragazzi. Qui c'è uno dei totem, ma l'abbiamo già visto. Vabbè, andiamo a rivederlo, così tanto per star sicuri. Ma... E infatti non me lo fanno vedere, ragazzi. Allora, se il totem l'avete già preso, evidentemente non ti fanno vedere. Non ti fanno vedere. Non ho ben chiaro, in realtà, dove cazzo si possa andare. Dovremmo andare per le miniere, ragazzi. Ma lui ci arriva da qua? Oh.
Allora, lui si è incazzato, ha detto porca troia. Cos'è successo ai lupi? Ma è perché i lupi non ci sono? Vabbè, qui ci sono le tracce del Wendigo, del tipo lì che li braccava. Poi una cosa divertente, il fatto... Divertente, insomma, mica tanto. Che questo qui è sopravvissuto per non so quanto tempo, ha incontrato Chris ed è morto, ragazzi. Cioè, veramente una roba... E lì che cazzo c'è, ragazzi? Ci sembra ci sia della roba là, ma... Non mi fa aprire non mi fa aprire sta porta. Vedi, c'è una pistola, ragazzi. Ma a parte che lui la pistola ce l'aveva già. La pistola lui ce l'aveva già. Ragazzi, non si può fare un cazzo. Ora, o ho sbagliato io che non ho trovato una chiave, non lo so. Ma non riesco ad entrare là, ragazzi. È vero che i lupi non ci stanno. Allora, ragazzi, io presumo che non debba andare su. Che non debba andare su per le scale, ma che debba. No, qui c'era l'altare. Presumo debba andare giù, visto che l'hanno portato giù nelle miniere. Non credo serva andare su. A parte che qua, ragazzi, mi sa che era crollato il posto. Mi sa... No. Ma io ci sono venuto di qua, ma sapete che non credo di esserci venuto di qua. Ah, ragazzi, non c'ero venuto di qua. Il fatto che questo è l'unico punto in cui possiamo saltare giù, ragazzi. Saltare giù in quel punto dove c'è la pistola o qualunque cosa sia quell'oggetto. Non so se anche prima potevamo farlo. Mancano solo un forcone e una folla. Ok. E forse potevamo anche andare via senza sta roba. Però mi sa, ragazzi, che è stato un bene venire qua. Porca troia, ragazzi. Molto bene. E mi sa che con questo spacchiamo culi, ragazzi. Mi sa che con questo spacchiamo culi. Guardate, secondo me potevamo andare avanti, forse con la pistola, forse se non fossimo venuti qua. Ora slucchettiamo, ok. Mi gusta molto il fatto di essere venuti di qua. Dobbiamo trovare il modo, ragazzi, di andare giù, di scendere il più possibile. Presumo di qua, ragazzi. No. No, ragazzi, non si va di qua. Ma dove cazzo devo andare, quindi? Bene.
Ah, vedi, mo, non potevamo venire perché... No, allora, ragazzi, bisognava prendere la pistola per forza. Bisognava prendere la pistola per forza, non c'era storia. Pensavo fosse una roba facoltativa, tipo, ma invece no. Ragazzi, il cane non mi fa niente perché l'ho lasciato stare. Sei felice di rivedermi, eh? Ehi, speravo di trovarti. Poverello. Bravo. Bene, amico. Tu vieni con me. Bene. Ecco il piano. Ho visto una mappa di questo posto, così non andiamo alla cieca. Dovrebbe esserci un passaggio dall'ala psichiatrica fino all'esterno della miniera. Ce la faremo. Mi hai letto nel pensiero. Poverello, vedete ragazzi, aver trattato bene la natura, non aver ammazzato cani o cervi. Il fatto, ragazzi, di non averlo fatto ci dà degli aiuti, evidentemente. Adesso forse il cane potrebbe salvarci magari in una situazione di pericolo, cosa che non avremmo potuto fare se avessimo preso a pugni il cane. Adesso sicuramente il cane ci avrebbe azzannato e avremmo dovuto ucciderlo. Cioè. Poi invece il cane ci aiuta, secondo me. Mamma mia, ragazzi, che cazzo è? Ok, bello, calmati. Porca troia, ragazzi. Vorrei essere agile come te, e invece sono bloccato qui. Qua c'è una leva. Ora va, ora spacca. Vai. Fantastico. Merda, e non si è aperta tanto. Ah, ma ci passa lo stesso. Ok. Dai. Hai visto? Ci so fare io, vero Lupetto? Ragazzi, scendiamo. Si scende. Detection area. Merda, ragazzi. Questo è un altro lupo squartato, ragazzi. Gesù Cristo, a casa sono andato a ficcarmi. Allora, ragazzi, queste porte erano blindate. Che pazienti avevano qui? Ragazzi, secondo me il Wendigo si è fatto tutti, ragazzi, si è fatto tutti. Potrebbe avere anche contagiato i tipi all'interno qua. Cioè, potrebbero essere sia... I 12 minatori, quelli rimasti sepolti, che quelli hanno dato via diciamo alla maledizione, in più questi che erano qua. Cos'è successo qui? È assurdo. Vedete, fateci uscire, abbiamo fame, fa freddo, ve la farò pagare, basta con questi esperimenti. Secondo me, ragazzi, potrebbero essere stati
perché ricordiamo che qui avevano anche le teste, ricordate che abbiamo trovato una testa di un paziente tutto squartato, smembrato, cioè non... secondo me ragazzi questi qua non è che se la passavano bene, eh. Wendigo o meno. Allora aspettate un attimo, perché di qua c'era un'altra porta aperta, mi pare. Infatti. Allora, i pazienti sono stati accolti al centro medico di Blackwood 5 giorni fa. Durante questo periodo abbiamo eseguito numerosi test fisiologici e psicologici. I risultati sono stati straordinari. Contrariamente alle comuni aspettative mediche, sintomi accusati, pallore, pigmentazione della carenza di vitamina, disfunzione, periodo di riabilitazione post-traumatica più lunga della media, comportamento interpersonale erratico, violenza verso gli inservienti, tre tentativi di aggressione, un tentativo di graffio, sintomi... Ah, ma ragazzi, aspettate un attimo. Questi potrebbero essere quelli che sono stati salvati, che però già si erano mangiati la gente, già si erano mangiati gli altri per sopravvivere. Quindi vado a ritrattare un'altra volta e potrebbero essere quelli, i minatori sopravvissuti, ok? Sopravvissuti grazie al fatto che si sono mangiati i morti praticamente, si sono mangiati i morti, ok? E quindi sono sì sopravvissuti, però sono diventati Wendigo, quindi ritratto un'altra volta, i Wendigo sono effettivamente i tipi salvati, ragazzi, i tipi salvati che si erano pappati i morti, ok? Questo potrebbe spiegare le porte disarcionate con i graffi enormi sulle porte, quindi non erano più persone normali, ma erano già Wendigo quelli salvati, ragazzi. I pazienti rispondono agli stimoli entro un tempo accettabile, soggetto a fragilità, debolezza, distensione di tibia, sperone e omero. Esatto, ragazzi, quindi avete visto che anche gli arti si allungano, diventano lunghissimi anche loro. Un paziente ha sollevato 330 kg, lezioni suggerite, porco due. Tenere sotto stretta osservazione e reclusione è fortemente consigliata, passare da 1 a 3 inservienti, osservazione 24 ore su 24. Ok. Ragazzi, allora scusatemi, ma ripeto, i veri Wendigo sono quelli che sono stati salvati e poi si sono pappati tutto, ragazzi. Si sono pappati tutto perché a loro volta si sono pappati i morti, i loro compagni già schiacciati dalla miniera. Cazzo, che roba disgustosa. E qui abbiamo le viscere, ragazzi, ricordate un'altra paura. Il lupetto va avanti senza paura. Beh, lui conoscerà meglio di me sicuramente sti posti. Oh cazzo, lì a destra ne è salito uno. Porca puttana, ragazzi. Ne è salito uno, porco due. C'è il cane che ringhia, ragazzi. C'è il cane che ringhia. B-Wing, area B, ala B. Ok, allora ci sono una stanza di qua. Ragazzi, è bello grande qua. Allora aspettate un attimo. Proviamo a vedere l'ala B. Allora, secondo me si prosegue di là. Si prosegue per l'ala B. P-
Però forse di qua troviamo qualcosa, magari qualche totem. Un proiettore, ragazzi. Questo potrebbe essere interessante. Ragazzi, sono questi, Wendigo, come vi dicevo io, sono quelli che si sono salvati dalla miniera, che però già si erano pappata la gente, già si erano pappati i propri compagni e quindi sono stati maledetti. E adesso vedremo che l'infermiera viene ammazzata, ragazzi. È così, ragazzi. Che cazzo sta succedendo qui? Ok. Ragazzi, è quello che mi immaginavo. Questi sono stati sì salvati, ma poi sono tornati molto cambiati, proprio perché si sono mangiati gli amici morti. Allora, il cane va direttamente di là, quindi sicuramente di qua c'è qualcosina che potremmo solo magari trovare qualcosa, magari qualche totem. E lì c'è del chiarore, in effetti. Vediamo se c'è roba qua. No. No. C'è anche una roba qua, ragazzi. Cioè, me ne ero accorto. Ok, paziente 9, progressione dell'iperostosi ossea. Giorno 4, iperpigmentazione della pelle, probabilmente a causa del periodo passato sottoterra, profondo incurvamento della regione toracica, cifosi post-traumatica, distrofia da... Sì, ragazzi, adesso vedrete il decorso, secondo me, con le varie foto, del tipo di uno di quelli che sono stati salvati, che poi successivamente, pian piano, sono diventati dei Wendigo. Guardate, guardate. Cifosi cronica, alopecia, cicatriziale, perforazione estrema del setto nasale, ragazzi. Displasia ectodermica, denti appuntiti. Mio Dio, ragazzi. Porca di quella grandissima puttana. Ma proprio porca di quella grandissima puttana, ragazzi. Quindi in questa storia, alla fine, in questo gioco, che finora era sempre rimasto comunque con una tematica non sovrannaturale, qui invece, ragazzi, ci buttano dentro anche il sovrannaturale, anche il Wendigo, questo spirito maligno che va a impossessarsi di coloro che diventano cannibali, ma che in modo particolare si vanno a mangiare la gente morta. Ok. E effettivamente sto gioco ci ha buttato dentro tutto: il serial killer, i mostri, gli effetti speciali, diciamo, e anche il sovrannaturale, ragazzi. Hanno fatto proprio di tutto e di più. Ok. Vediamo di qua, ragazzi. Ragazzi, c'è uno lì seduto, forse uno dei medici, penso fosse uno studio, forse un medico, ragazzi. Scusa, amico. No, ma fammi leggere sta roba, cazzo. Aspettate un attimo, ragazzi, perché qua il sistema di controllo, se non tieni premuto R2 non leggi un cazzo. Allora, a chi di competenza? Là fuori stanno morendo tutti, li sento piangere e urlare, questo inferno è tutto ciò che mi resta, la punizione divina per i miei errori, non posso fuggire al mio destino, la morte mi attende. E questo sarà un medico, ragazzi.
Penso possa essere un medico. Ok, vabbè, diciamo che per di qua c'erano delle cosine da prendere, ma niente di così importante. Ma c'è sta roba. Com'è che non riesco a... c'è sto particolare, ragazzi. Ma forse è il cassetto, ragazzi. Ah, ok. È la cosa che abbiamo visto prima, via. Allora, ragazzi, dobbiamo scendere dove... cioè, dobbiamo andare dove c'è il cane. Cioè, percorrere l'ala B. Il cane è venuto di qua, ragazzi. Il cane è venuto di qua. Scusate un attimo. Ok. Oh cazzo! Cazzo! Mamma mia, ragazzi. E c'è il cane che si è fermato, ragazzi. No, è solo un topo, ragazzi, lasciamo stare. Fottuto ratto. Oh, cazzo! Ti è piaciuto, stronzo? Mamma mia, ragazzi. Cazzo. Vai dritto. Ma vaffanculo, cazzo. Oh, sono indistruttibili ste merde. Cazzo, quanto brutti sono. Cazzo. Cazzo, non ci credo, non può essere vero. Non ho capito, vuol tornare indietro? Merda. Ma dai, ma porco due! Era di qua che dovevo venire, ragazzi. Porca troia! Era di qua che dovevo venire. Va via da qui! Vattene! Merda, ragazzi, ho perso la mannaia, ragazzi. Ho perso la mannaia, cazzo. Il fatto di non avere la presa perché non avevo le dita, ragazzi. Che cazzo era? Eccolo qua, la merda. Ecco due, ragazzi. Se stai fermo non ti vedo, ragazzi.
Oh cazzo. Mamma mia, ragazzi. Porca troia. Accidenti. Bene. Ah, qua ragazzi, potrebbero uscire le mani dalle celle. Vi ricordate quel totem che abbiamo visto con uno che sbucava con una mano fuori da una cella? Cosa? Perso la mannaia, cazzo. Perso la mannaia, speriamo bene. Cosa? Ecco la mano, ragazzi. Questa merda. Porca troia. Ricordate la mano. Questo è un incubo del cazzo. Eccola, è questa la scena, ragazzi. È questa, eccola qua. Questa era una la scena volta, del totem. Ragazzi, posso soddisfare tutti. Ragazzi, sono ancora chiusi qualcuno. Merda, ragazzi, merda. Ho sbagliato, cazzo! Merda, avevo sbagliato, cazzo. Avevo sbagliato, porca puttana. Gesù. Mio Dio, ragazzi, è il delirio qua, è il delirio. Cazzo. Oh, sì. Ce l'ho fatta. Ancora. È il delirio, cazzo. Oh, cazzo. Minchia, era piccolissimo il mirino, cazzo. E vaffanculo, cazzo. Ragazzi, io ho sbagliato meno possibile, ho cercato di sbagliare meno possibile, ragazzi, ma adesso a livello di gameplay è veramente dura, eh. Porca puttana, ragazzi, io non so quali conseguenze abbia avuto per aver perso la mannaia. Tra l'altro, avete visto, lui diceva, tra l'altro, il tipo, quello della miniera, diceva che non era il caso di ammazzare i Wendigo. Infatti avete visto lo spirito che si è liberato e se n'è andato. Però ragazzi, ne avevo due, io no, penso di aver fatto la cosa giusta. Non ho capito il cane che fine ha fatto, deve essere passato forse. Ancora, cazzo. Thank you.
Non sembra ci siano robe da raccogliere. C'è l'inferno qua, ragazzi. Qui c'è una porta. Sì, però non si apre. Neanche qua si entra. Oh, cazzo! Ancora! Cazzo! Barricati! Dai, bello! Vieni giù! È tutto ok? Allora ci vediamo dopo. Poverino, non è sceso con noi. Ma ancora, Cristo santo! Ragazzi, Wendigo, ragazzi, Wendigo, li sto ammazzando. Era scritto... No. No, ragazzi. No, ma non è possibile. Ma è Jess, ragazzi. Ma è ancora viva. No, ma non ci credo, ragazzi. Ma questa è rimasta svenuta 10 ore. Ragazzi, incredibile. Sono le 5 del mattino, tra poco è l'alba, ragazzi. Allora, chi impersoniamo? Allora, abbiamo il controllo di Ashley. Porca troia, ragazzi, anche Jess è viva. Veramente non ci avrei mai scommesso. Io non so se sto facendo bene ad ammazzare i Wendigo, ragazzi. Il tipo aveva sconsigliato di farlo, in effetti. E il fatto che possa scegliere se sparare al fuoco oppure no. Oh, merda. Mike deve averle chiuse dietro di sé. Deve esserci un altro accesso. Ma dove cazzo vanno ste sceme, porca puttana? Aspetta, ehi, è questo? Dico, proviamo a guardare. Non mi sembra che abbiamo molta scelta. Allora, aspettate un attimo, ragazzi, che prima di aprir qua volevo vedere un attimo in giro se c'era roba da prendere. Vedete, ragazzi, c'è roba qua. C'è roba qua, ragazzi. Ok, allora vediamo un po'. Non ho capito sta cosa, ma uh,
Vabbè, non si apre sta porta, ma... Ah, ok, forse era la porta che diceva, che aveva detto Sam che non si apriva. Ok, ok. Niente ragazzi, allora dobbiamo per forza andare di qua. Ok. Ok, questo è l'ultimo posto al mondo dove vorrei essere. Allora chi va per prima? Dopo di te. Non male. Credi sia il tunnel che porta al sanatorio? Certo che sì, dove altrimenti? Dovremmo chiudere, no? Eh? Se qualcosa ci stesse seguendo. Sì, giusto, chiudilo, ma dobbiamo andare. Ci vediamo più avanti, ok? Sì. Ma dai, ma vanno avanti, se la lasciano qua. Ma dai, cazzo, ma che è sta cazzata? E questa è un po' una cazzata, devo essere onesto. Perché cazzo la lasciano da sola adesso? Per chiudere lo sportello una... Poi adesso queste sono sparite, cazzo. Sembra che siano andate chissà dove. Ma dai, ma come cazzo è possibile? Dove sono finite queste qua? Pazzesco, ragazzi. C'è qualcuno? Jessica? Potrebbe essere Jessica, ragazzi. Che cazzo faccio qua? Indaga la voce, riunisciti al gruppo, ragazzi. Allora, se ben ricordo, uno dei totem mi mostrava Ashley che veniva uccisa, anzi, veniva proprio decapitata, ragazzi, ed era in un luogo buio, io credo che fosse qui. Ragazzi, io... Allora... Io vorrei anche indagare la voce, perché magari la nostra il fatto che salviamo Jess potrebbe dipendere da questo, perché ci hanno fatto chiaramente capire che lei è viva. Ragazzi, veramente è una scelta che non so prendere, perché, ripeto, mi ricordo quel totem di lei che moriva qua sotto. Indaghiamo la voce, ragazzi, dai. Tutto questo è assurdo. Ragazzi, io voglio provare a vedere se salviamo Jess, ragazzi. Potrebbe dipendere da noi, Jessica, sei tu? Potrebbe dipendere da noi, ragazzi, sta cosa. Cos'è? Beh, c'è una voce in effetti, ragazzi. Oddio. Oh no, no. No.
C'è un totem, ragazzi. E c'era uno che veniva, gli schiacciava la testa, mi sembrava. Mi sembrava venisse schiacciata la testa da un... Allora, se fosse Jessica, ragazzi, urlerebbe. Questo sta sbatocchiando. Secondo me è una creatura. Io non, non vado ad aprire sta cosa, ragazzi. Non vado ad aprire sta cosa. Vaffanculo, non vado ad aprirla. Io ho paura che la morte potesse essere quella, ragazzi. Il fatto che lei va ad aprire, entra la bestia e gli stacca la testa. Ragazzi, io non andrei ad aprire. Perché se fosse Jessica sarebbe lei che urla, che mi direbbe apri, apri, cazzo. E invece non è lei, non lo sta dicendo, sta solo sbatocchiando. Oh mio Dio, finalmente siamo insieme. Stai bene. No, ragazzi. Guarda. Wow, grandioso. La scala è andata, non saliremo mai là sopra. No, credo di potercela fare. È come una parete rocciosa. Io devo procedere. Ci vediamo alla baita, io devo raggiungere Mike. Buona fortuna. Ragazzi, io non so se ho fatto bene a non aprire il portello. Però qualcosa mi diceva, memore del totem, che gli staccava la testa a lei, ragazzi, lì sotto. Oh ragazzi, c'è Josh, ragazzi. Ok. Le 5.35, quando arriverà l'alba? Ormai ci siamo, dai. Raggiungi o salta? No, raggiungiamo con calma. Premiamo i nostri tastini con calma, senza farci ammazzare. Sì, bene così. Sporgenza. Ok. Poi. Devo arrivare lassù. Sporgenza. Vai. Via. Dai. Queste almeno non le ho mai sbagliate, ste cose. Ti ho battuto, cazzo. Ok. Ragazzi, ripeto, spero di aver fatto la scelta giusta con Jess. Secondo me era una trappola il discorso di farti sentire la voce per poi andare ad aprire il portello, ragazzi. Secondo me era un mostro quello lì, ragazzi. Era un mostro che voleva entrare. Che cazzo c'è qua? Salta giù. No, aspettiamo un attimo. Fatemi vedere cosa c'è qua. Ok, allora. Ok, allora che cazzo vuol dire? Qui c'è una scala. Oh cazzo. Ragazzi, mi son perso. Allora cosa c'era là sotto, ragazzi? Dove c'era salta giù. Non possiamo più tornare indietro, ragazzi. Merda. Non so se erano due strade da prendere diverse. Ragazzi, io non so se sto facendo la strada giusta. Oh merda. Ragazzi, non abbiamo armi qua noi,
Cazzo ce ne fa? Me ne faccio del bastone, della vecchiaia, cazzo. Forse in qualche modo, ragazzi. Dovevamo saltare giù da qua. O ci si arrivava da... Forse arrivavamo allo stesso punto. Oh, porca puttana. Viva, per cominciare. Sì, viva, sì. Sì. Che cosa ci fai qui? Stavo per avvisarti del Wendigo. Non serve. Sì. Cerchiamo di capire dove sta questo stronzo. Mamma mia, ragazzi. E anche Matt, dove cazzo è? Jessica, ragazzi. Mike, non abbiamo la chiave della funivia. Colpi di scena, Josh, ripetizione. Ce l'ha lui. È sparito. È troppo tardi. Shh, silenzio. Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Fermo. Non muoverti. Porca troia, ma che cazzo! Prenderò la chiave dalla camera da letto di quel coso e poi porterò tutti quanti via da qui. Cerchiamo di capire dove sta questo stronzo. Un'ora all'alba, ragazzi. Tanto, credo. Proprio non mi ascolti, la situazione sembra piuttosto incasinata. Ora devo proprio lasciarti, Josh. Finalmente hai capito che c'è molto più da temere dai sogni e dall'immaginazione malata di un piccolo moccioso viziato ed egocentrico. Avevi tante persone che tenevano a te, che volevano aiutarti. Ma ogni volta tu hai scelto di respingerle e ora sei rimasto solo. Anche se a quanto pare non lo resterai a lungo. No, non sarai solo a lungo. Respira a fondo, Josh. Respira a fondo. È proprio fuori, ragazzi, Josh. Oh mio Dio. Beh, ma è dentro la sua testa, dai, non è possibile. Mio Dio, ragazzi.
Ragazzi, per la prima volta in assoluto andiamo ad usare Josh, ragazzi. Mio Dio! Josh. No. Tu non sei. Eravamo qua sotto adesso. Ragazzi, è terrificante qua la cosa. Sotto sole. Ma ora sei con noi. La tua famiglia. State lontane da me! Andate via! Perché non ci hai salvate, Josh? Perché ci hai lasciato morire? Non volevo che morissi, lo giuro. Lo giuro! Mamma mia, ragazzi. Mio Dio, ragazzi. Mio Dio. Le viscere, ragazzi. Ragazzi, i sensi di colpa, ragazzi, i sensi di colpa possono distruggere una persona, ed è vera questa cosa. E anche il Wendigo, ragazzi. Pensavo che quella cosa fosse così orrenda da vicino. Già. Senti, io ho notato qualcosa di strano. Cosa? Il Wendigo. La cicatrice. E? Io l'ho già vista. Che cosa intendi dire? Ho visto delle vecchie foto di un tizio con quella cicatrice. Si stava trasformando in un Wendigo. Scherzi. Perspicace, Mike. Uno dei minatori intrappolati nel crollo degli anni 50. Il che significa che quella cosa ha 80 anni. Almeno. Arzillo come vecchietto. Hanno ripulito il posto. Ucciso molta gente. Hanno? Vuoi dire che... sono in molti? Oh sì. Quanti sono? Troppi. Siamo vicini alla tana. Come lo sai? Lo sai che ho solo una terribile sensazione. Già. Non ci voglio entrare. Ma ragazzi, stiamo usando Sam. Un altro totem, ragazzi. Ragazzi, la baita che va a fuoco, ragazzi. La baita che va a fuoco, ragazzi. Mike. È quello che penso. Merda. Sembra una tomba. La tomba di Beth. Oddio, Mike, è di Beth. Questo è il suo orologio. Cosa? Fa vedere. Guarda, qui c'è una croce. Quindi è stata sepolta qui. Ma chi ha scavato? È Anna che ha scavato, cazzo, dai. Ragazzi, la storia ha preso una piega veramente terrificante, cazzo. Io vado. Oh, forse è tutto ok. Sicuro? Sono ancora vivo. Ultime parole famose. Oh,
mia. Mi sento che le dita. Andiamo avanti, ragazzi. Credevo fossi già arrivato nel punto più profondo. Questo non l'ho detto. Ho detto che era sicura, quindi che non ci sono squali o altro. Squali? Grazie. Allora, ragazzi, si può salire di qua? Ma non sembra esserci un cazzo. Ah no, c'è una roba qua, ragazzi. Oh mio Dio, ragazzi, il diario di Anna una volta che era qua. La mia sorellina è morta, l'ha caduta, l'ha uccisa. Quindi lei, come dicevo, Anna non è morta sul colpo. È lei che ha seppellito Beth ed è lei che si è mangiata Beth. Ho visto il colore andarsene dal suo viso. Ho una gamba rotta. Sono da sola, bloccata qui con il corpo di Beth. Qualcuno arriverà presto, ragazzi. Porca troia. Giorno 5, non ho mai avuto così tanta fame, mi sembra che il mio stomaco si stia rivoltando come un guanto. Ho preso il maglione di Beth, ora ho molto meno freddo. Lei continua a prendersi cura di me. E arriveremo al punto in cui se la mangia, ragazzi. Mi dispiace, Beth, non ho scelta. Soltanto così posso sopravvivere. Se troverete questo messaggio, mi dispiace. Ho dovuto farlo, non avevo scelta. Che significa? Gesù. Significa che se l'è mangiata, ragazzi, se l'è mangiata da morta. Ho le mani sporche, mi sono cadute le unghie, sono schizzate via, ho male ovunque ma non ho più freddo, non soffro più. Divento più forte, ragazzi. Lei appena si è mangiata Beth è diventata un Wendigo. Io, ripeto ragazzi, ho la paura forte ormai che troveremo Anna tramutata in Wendigo, dovremmo farla fuori, ragazzi. Il resto del messaggio è un ammasso di scarabocchi. Hunger, fame, probabilmente c'è scritto. Sembra sia scritto hunger. Ragazzi, ma veramente qua. Oddio, ha senso. Credo che Anna abbia risotterrato Beth. È stata Anna. No, è ridicolo. Michael, deve essere così. È l'unica spiegazione sensata. Beth è morta nella caduta. Ma allora, che vuol dire? Quindi Anna deve averla sepolta. Porca troia. Anna è rimasta qui sotto. Non ci credo, no! Non aveva nulla da mangiare. Di sicuro era disperata. Cazzo! Dobbiamo trovare Josh. Subito! Porca puttana, ragazzi. Allora, qua mi sa che c'era solo il diario da trovare e niente altro. Cazzo, è stato un bene venire di qua. Tra l'altro abbiamo anche avuto un aggiornamento dell'effetto farfalla. Che se magari non fossimo venuti di qua non avremmo capito la storia, o perlomeno, beh, io ormai l'avevo intuita, come tutti voi che mi state seguendo, penso. Però i protagonisti probabilmente no. Ragazzi, che storia incredibile. Ora dobbiamo venire di qua, ragazzi. Oh, è più profonda. Sì. Ok. Ehi, il terreno risale. Ce la facciamo. Mio Dio, non può andare. Ok. Forza. Ce l'abbiamo fatta. No. Vabbè, scusate ragazzi, era il meccanismo quello per scendere. No, dobbiamo tornare su, ragazzi.
Dai, entriamo nella porta. Oh cazzo! Gesù! Dai! Oh madonna ragazzi, io temo che quella sia Anna, ragazzi. Hai visto? Quello è il tipo, ragazzi, è il tipo con la mannaia e il lanciafiamme. E quello è Chris. Oh mio Dio. È Chris, è la tana della bestia, ragazzi. È già scappata da solo, ragazzi. Non prendo ordini da voi. Non prendo ordini da voi. Non non potete dirmi cosa fare. Non potete dirmi cosa fare. Non più. Non potete dirmi cosa fare. Ok. Non so cosa dire, ragazzi. Questo è completamente partito, ragazzi. Delirante. Josh! Mike! Josh! Ascoltami! Non colpirmi, ti prego. Beh, eri partito, amico. Eri del tutto fuori. Pensavamo di perderti. Josh, Anna è rimasta qui sotto per settimane, mesi. Mio Dio, ragazzi. Mi è sotterrato bene. Sam. Mike. Ora andiamocene da qui. Josh, senti, hai tu le chiavi della funivia? Sì. Ecco. Bene. La vedi quella? È la nostra via d'uscita, forza. E porca Josh troia. Non ce la farà ad arrivare lassù. Ok, aiutami a salire, dirò agli altri che stiamo bene. Sì, sì, ok. Tu e Josh tornate indietro, ci vediamo alla baita. Stai attenta. Anche tu. Bene, andiamo, figlio di puttana. Allora ragazzi, io direi di concludere qui il video, perché veramente lo so che magari mi vado a ripetermi, ma emozioni continue. Per la prima volta addirittura abbiamo preso in mano Josh, ragazzi. Josh che è completamente impazzito dai sensi di colpa per non essere riuscito a salvare le sorelle e viene tormentato dai loro fantasmi praticamente nella sua mente, come un fantasma nella sua mente è sicuramente lo psichiatra. Che dire, ragazzi, che dire, ormai la storia è nota, i minatori sopravvissuti sono stati riportati nel sanatorio, poi però essendosi già mangiati i loro compagni morti sono diventati Wendigo e sono loro che infestano la foresta da almeno 80 anni. La storia di Anna e Beth è risaputa ormai, sono cadute entrambe, Beth è morta sul colpo, Anna no, da prima l'ha sepolta da quello che abbiamo capito, poi ha cominciato ad avere fame, si è mangiata Beth ed è diventato un Wendigo, l'ultimo Wendigo che abbiamo visto a pelo d'acqua che si è inabissato. Ho molta molta paura che possa essere Anna, mi sembrava infatti che fosse un mostro dalle sembianze vagamente femminili, non sembrava un maschio come gli altri. Credo, ragazzi, che il prossimo video possa essere l'ultimo, pensavo questo, ma credo possa essere il prossimo. Due cose prima di salutarci. La prima è che non credevo che Jess fosse viva. Non credevo che Jessica fosse viva. Adesso l'abbiamo persa un attimo di vista, ma l'abbiamo vista viva. E anche Matt non sappiamo più che fine abbia fatto, ragazzi. Ho deciso di non andare ad aprire il portello con Ashley, perché ricordavo che in un totem lei moriva decapitata in un luogo buio e poteva essere quello. Io ho paura che aprendo la botola uscisse un Wendigo e gli mozzasse la testa. Io credo possa essere quello,
perché la voce che lei ha sentito è sicuramente di Jessica, sono sicuro, però il fatto che lei battesse sul lei potesse battere sulla sulla porticina lì, sulla botola, senza parlare o senza urlare, non mi ha fatto credere, non mi ha fatto pensare che potesse essere lei, ma che potesse essere un Wendigo. Ragazzi, grazie per avermi seguito fino a qua. Vi chiedo di mettere un mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanella di avvisi per essere sempre, dico sempre, aggiornati sui nuovi video e le nuove live che vado a fare quasi ogni giorno. Grazie ragazzi e ci rivediamo al prossimo video di Until Dawn. Grazie a tutti.